Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con i Bianchi e Rosso TB Sport. Siccome ci stiamo un po' distraendo rispetto ai playoff, dovevano giocare sabato, adesso giochiamo domenica prossima, si parla di tante altre cose e poco di campo. Insomma, nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo a tenere alta l'attenzione rispetto a questo appuntamento. E grazie all'assist di un nostro carissimo amico Marcello, che salutiamo, gli facciamo anche gli auguri perché ha compiuto 40 anni. Siamo arrivati all'ospite della sua festa di compleanno, un ospite molto particolare perché è stato uno dei simboli del Bari della remontata e dei playoff di quella stagione stranissima, folle, che portò il Bari sull'orlo del fallimento ad un passo dalla Serie A. È nostro ospite in studio e lo accolgo con un grande abbraccio, João Silva, il centravanti di quel Bari che ci Ciao, fece sognare. Ciao João. buonasera a tutti, è un João piacere. che è rimasto barese perché comunque è informatissimo su quello che accade al Bari, ha queste amicizie baresi molto forti, cerca di capire sempre quello che succede, no? Ti è rimasto nel cuore, Sicuramente, Bari è stata una grande cosa per me perché mi ha dato tanto e sono riuscito a esprimermi anche la squadra e abbiamo fatto una cosa molto importante per la città e per tutti noi, perché la verità è che tutti siamo stati beneficiati con questa cosa e sono molto soddisfatto di rimanere nella storia, diciamo, e nel cuore dei È stata baresi. una magia, insomma, è qualcosa di magico, eh? Magia, molto lavoro durante la stagione, quando le cose non andavano bene, la verità è che noi non abbiamo mai mollato, abbiamo lavorato tanto, merito anche Vedi queste foto con la maglia biancorossa, con la maglia. Mi dà Stavi bene con quella maglia, eh? da brividi proprio, perché quando, anche a casa, quando guardo l'immagine, guardo lo stadio con 60.000 spettatori, mi viene una grande voglia di E tornare. rivivere queste emozioni. Bravo, Facciamo esatto. così, noi te le facciamo vivere nel nostro piccolo perché abbiamo una clip che ricorda in particolare cosa accadde a Bari il giorno in cui nel preliminare playoff, quello che il Bari andrà a giocare domenica al momento Cittadella, poi non si sa mai nella vita, però quando voi andaste a vincere a Crotone, ti facciamo vedere quello che accadde in città in quel momento davanti a uno schermo gigante. E videro anche il tuo gol a Crotone, segnasti quella Mi partita. ricordo Vediamo, vai. perfettamente. Qualche brivido ti è venuto già o No, no? Eh? spettacolo, spettacolo. Spettacolo, Sì. eh? No, mi ricordo come se fosse oggi, tipo, stavo lì davanti a tutti quei tifosi e a vivere un sogno, che quello era un sogno, stavamo vivendo un sogno con la possibilità di andare in Serie A. Era quello l'obiettivo maggiore che una squadra, che un giocatore aveva in Serie A, andare in Serie B, che è andare in Serie A. E In una noi, situazione disperata, bravi, peraltro, noi eh? stavamo lì molto vicini. È stato un peccato grande perché abbiamo fatto una meravigliosa Era stagione. nell'aria quella Serie A a quel punto. Dopo che avevate vinto a Crotone con Latina sembrava una La partita. verità è che non abbiamo perso e No, siamo stati 2-2, eliminati. 2-2, Bravo, infatti. siamo stati eliminati. Siete stati ad un quarto d'ora dalla qualificazione alla finale perché il Bari passò in vantaggio in quella partita col rigore trasformato da Polenta 1-0 a Sì, Latina. Il Bari era in infatti. Serie A in quel momento, Bravo. mancava un quarto d'ora, poi segnò due gol in Latina. Primo rigore molto discutibile, poi il Bari reagì ancora, arrivò 2-2, mi ricordo che ci fu un calcio di punizione a 1 minuto, 2 minuti alla fine, speriamo tutti in un miracolo perché insomma
3-2 avrebbe qualificato il Bari. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta e per parlare con il nostro ospite di oggi che è João Silva. Chi è in linea? Pronto? Pronto? Un saluto all'ospite. Pronto? Sentiamo malissimo, dobbiamo chiudere la linea perché non sentiamo nulla. Scusaci, grazie per la tua telefonata, ma non sentiamo nulla. Cosa scattava prima di entrare in campo? Insomma, che cosa pensavate? Perché sembravate una squadra di ultras del Bari, cioè giocavate con lo spirito dei tifosi praticamente. Ci fu questa fusione, non c'era più differenza fra chi stava in curva e chi giocava, o sbaglio? Sì, tipo, noi sentivamo che i tifosi erano con noi. Loro sono stati sempre molto vicini a noi, anche in hotel, prima del ritiro, quando eravamo in ritiro, loro venivano, parlavano con noi. Infatti stavano molto vicini a noi e in una certa maniera sono riusciti a trasmettere quella voglia, quel sentimento popolare. Che noi, bravo. E dopo, con tutte quelle difficoltà che noi abbiamo passato quella stagione, era importante. Noi ogni volta che andavamo in campo guardavamo quella curva e a me principalmente mi caricava in una maniera che mi dava una forza in più, veramente che mi caricava in una maniera che io cercavo sempre di dare il massimo anche quando non segnava, però la mia caratteristica sono queste: dare tutto in campo anche se non segno, però far segnare i miei compagni. Infatti nei finali di campionato e nei playoff giocaste addirittura da esterno offensivo, neanche più centravanti. Sì. C'è un'altra telefonata, pronto? Sì, sono Nicola Tripettista. Ciao Nicola, ciao. Ciao. Volevo chiedere a Gian Paolo, a Gian Silvia, scusami, lapsus freudiano. La saudade brasiliana dalla saudade barese, che differenza c'è? Visto che lui le ha provate tutte e due. E poi alla fine della stagione fallimentare, se ai giocatori, visto che noi stiamo ricordando sempre che quella famosa squadra è stata smembrata, se ai giocatori, persona per persona, gli è stato mai chiesto se volevano rimanere a Bari? Va bene, innanzitutto la saudade alla quale fai riferimento è portoghese, perché Gio Silva, per quanto abbia un cognome che evochi altre stelle del Bari del passato brasiliane, João Silva, del resto la lingua è la stessa praticamente, è un giocatore portoghese, ma ti prende un po', quando vieni a Bari, ti prende un po' di nostalgia di quello che è successo, verresti di nuovo qui a Bari o no? Certo, no, infatti, anche perché il Bari punta sempre molto alto, è una squadra che ha ambizioni, che ha tutto, diciamo, ha un grande stadio, ha una grande tifoseria e ha grande ambizione da andare in Serie A, e quello per un giocatore è importante. E sì, perché no ritornare, però l'altra domanda è questa, João, ha detto il nostro amico, al termine di quella stagione vi venne chiesto ad alcuni di voi di restare ancora con il Bari oppure si voltò pagina, cioè dal punto di vista della società e anche dal punto di vista dei calciatori, quasi fosse finita una favola? Io avevo contratto, quindi poteva Poteva, no, ho restato. La verità è che ho restato, però poi è successo qualcosa del Palermo, però alla fine io volevo sempre restare. Sei rimasto mezza stagione, giusto? O una stagione completa, e poi iniziato quella di Paparesa, sì. E poi è arrivato il Palermo che mi ha preso. Però penso che se hanno chiesto a qualche giocatore per rimanere o no, non lo so, penso quelli che avevano contratto rimanevano, però... Se non mi sbaglio, tu fosti ceduto negli ultimi momenti di mercato, sbaglio, proprio, ricordo bene proprio. Sì, all'ultimo minuto, la verità è che alla fine ha avuto un interessamento del Palermo, e vabbè, Serie A e tutto quanto, mi hanno contattato. Però la verità è che alla fine, come stava tutto in fretta, non volevo andare perché stava molto bene a Bari. Il mister Mangia in alto in quel momento mi ha dato grande fiducia che era un giocatore importante, che poteva fare molto bene anche con Caputo e poi con De Luca. E io stavo tranquillo, che avevo contratto, il mister mi voleva bene, stava tranquillo. E poi Palermo è arrivato e hanno scelto
è successo un casino, diciamo, perché le cose hanno ritardato le cose. Io alla fine sono andato a Palermo, però la mia volontà era rimanere perché stavo molto bene. E la verità è che sono andato a Palermo e le cose non andavano molto bene. Allora, dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, poi nella seconda e nella terza parte del TV Sport, oltre ovviamente a parlare, a fare domande a Joao Silva, vi manderemo degli stralci della conferenza stampa di ieri del presidente Giancaspro, tra poco. Rieccoci insieme con il Biancherosso TV Sport, con il nostro ospite, l'ex attaccante del Bari, João Silva. Abbiamo anche una telefonata, pronto? Sì, buonasera, sono Alessandro. Ciao Alessandro, ciao. Volevo semplicemente salutare e ringraziare l'ospite João Silva per la stagione da brividi che lui insieme ai suoi compagni ha regalato a tutti noi tifosi. È sempre un piacere rivederlo. E poi anche volevo farti due domande. Sì. Allora, la prima è dalla tua esperienza sia di uomo che di giornalista ovviamente, c'è una possibilità che il Bari possa comunque giocare in casa? E la seconda, mi collego a quell'intervento che hai fatto ieri nella conferenza stampa di Sì. Giancaspro, se è possibile allestire, nel caso il Bari vada a giocare a Cittadella, un maxi schermo. Tutto qui. Io l'ho lanciata lì la proposta perché mi sembra che i tifosi del Bari abbiano diritto a vivere insieme questo evento, che si giochi a Bari o che si giochi in Veneto. Se il ricorso non verrà accolto, a mio avviso il Bari sta fornendo una corposa documentazione per come ribaltare il verdetto. Devo dire però che è un processo documentale, cioè i documenti hanno detto determinate cose in primo grado, quindi le possibilità sono poche. Poi speriamo che invece accada il colpo di scena, però francamente per il modo perentorio in cui il Tribunale federale ha scritto il suo verdetto, le chance non sono moltissime, insomma, tanto per essere chiari. Per quel che riguarda invece lo schermo gigante, tutta la vita speriamo che o allo stadio oppure in piazza, come accade in occasione, anzi chiedo alla regia se possiamo rivedere quelle immagini, a scorrere quelle immagini di quella piazza gremita di tifosi del Bari che assistevano insieme alla gara contro il Crotone. Forse quel giorno gli stessi giocatori avvertirono questo calore a distanza, forse qualcuno comunicò loro che a Bari tanta gente stava vedendo la partita. Questo è proprio il gol, vediamo, lo intravediamo, il gol di João Silva. Fu il gol del 2-0 o del 3-0 questo? No, quello lì ultimo è stato il 3-0. Io 3-0. ho fatto l'assist per Galano e poi Per il 2-0 al 90esimo e poi questo è stato al 93. Galano. 93, infatti. Allora, volevamo farti una sorpresa, hai capito però chi stavamo chiamando, perché sei un ragazzo anche furbo, però diciamo che nella stagione della remontata è il direttore d'orchestra, perché si sostituì praticamente di fatto alla società, fu lui la società praticamente, fu il direttore sportivo Guido Angelozzi, che ti portò qui in Italia praticamente Veramente. anche un po' fra lo scetticismo No. generale, e poi lo hai ripagato con grande impegno, con gol, con prestazioni importanti nel momento della verità. Lo abbiamo contattato Guido Angelozzi, che è con noi in diretta telefonica. Buon pomeriggio, Guido. Buon pomeriggio a voi, Enzo. Ti faccio salutare João Silva. Non so da quanto tempo non vi sentite, però te lo faccio salutare. Ciao, dottore. Ciao, 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 come stai? Alla grande, grazie mille, dottore. Complimenti, ho visto ultimamente che hai fatto un gran gol in Portogallo. Ah, grazie mille, grazie Dove stai giocando, Nel? mille. In Serie A Portogallo, Firenze. La squadra che lottava per non retrocedere, che si è effettivamente salvata all'ultima Sì, giornata, grazie anche ai tuoi gol. Senti, che giocatore è João Silva e soprattutto come ti venne in mente di portarlo al Bari? Qual è l'operazione, il retroscena dell'arrivo di João Silva a Bari? ma prima di tutto dico come persona 10 e lode perché è una persona per bene. E c'è una famiglia, la moglie, sono persone per bene. Questa è una premessa che volevo fare. E dopo dico come mi è venuta l'idea di Joao di portarlo. C'è stato un mio amico che mi ha detto che lui giocava in Bulgaria, mi ha
nella squadra più importante bulgara, che c'erano problemi di economici, sono stati minacciati. E l'abbiamo visto, e siccome c'era l'allenatore in seconda della Bulgaria, era stato ospite a casa mia tramite Zavettieri. Sì. E allora abbiamo parlato con lui, ci ha messo in contatto e tramite lui siamo arrivati a Gioia. Lui non voleva, all'inizio non voleva venire, l'abbiamo invitato a lui e alla moglie a venire a Bari. E devo dire, se uno racconta questa che poi Gio può confermare. Può confermare. Sta già confermando con la testa, guarda, sta annuendo. L'abbiamo fatto venire a spese nostre dalla Bulgaria con rischio, che lui non accettava. La buonanima della persona, per me importantissima, Vito Vasile, sì, ci ha fatto la cortesia, gli ha mandato la macchina a prenderlo all'aeroporto, ci ha offerto il soggiorno gratis, sì, al Parco dei Principi, rose per la moglie, insomma gli abbiamo fatto la corte, l'abbiamo portato un paio di sere in giro per Bari, fino a Polignano, alla fine l'abbiamo convinto a firmare. E poi non dico altro, perché se lo vuole dire lui, lo dice lui. Hai fatto il prezioso, insomma, Joao. Sì, no, dottore, molto preciso, molto preciso. Molto preciso, conferma tutto. Sì, cosa ho dovuto fare per farlo firmare, che lui era impaurito perché c'aveva un'esperienza negativa, lui sa cosa ho fatto per lui. Che hai fatto per farti firmare? No, lui praticamente mi ha dato la sua parola, mi ha dato la sua responsabilità, che se succedesse qualcosa stava lui per me proteggere. Come è andata, Gio? È andata bene, ma... Sta andata alla grande, dottore. No, sto molto ringrazio no, tanto. No, perché... io ringrazio a te perché sei stata una persona per bene. E alla fine noi abbiamo soffrito di un giocatore che per noi è stato importante, e poi il Bari l'anno dopo l'ha venduto 1,2 milioni, 1,3 milioni al Palermo. Noi l'abbiamo preso a 0 lire. Per cui, insomma, è stato un affare per tutti, dai. Sì. Sì, no, ringrazio tanto perché fino ad oggi lo sento a volte, dottore, come stai? E mi dà grande piacere perché è stato un signore che mi ha aiutato tanto. Anche quando noi eravamo in momenti un po' delicati, lui mi chiamava e mi diceva: già, cosa è successo? Che hai bisogno? Tipo, dobbiamo pedalare, dobbiamo fare il meglio. È stato più che un dirigente, quasi. Certo, padre, sicuro. E poi anche nel spogliatoio tutti gli piacevano a lui perché è una persona serissima. E dove sta lui adesso? Non è fortuna, è lavoro, serietà, è impegno, è serietà. Lo auguro. Ti auguro tutto di meglio, direttore, grazie, perché infatti... Grazie, Gio. Sei sempre nel cuore. Guido, grazie per essere intervenuto. No, grazie a voi, grazie. Grande Gio, un bacio, saluto a tua moglie e tanta fortuna. Va bene, grazie mille, direttore. Ci sentiamo, grazie. Buonasera a tutti, buonasera, grazie. E allora, grazie a Guido Angelozzi, ex direttore sportivo del Bari, attualmente al Sassuolo. Facciamo un balzo invece in avanti, un primo stralcio della conferenza stampa di ieri del presidente Giancaspro. Sentiamo cosa ha detto. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che una forzatura mai vista avesse potuto spostarli a 2 giorni dalla disputa. Altra cosa riguardosa, nessuno può ipotizzare che tre gradi di giudizio possano concludersi, nonostante questa accelerazione mai vista, è impossibile che venga esaurita in una settimana. È impossibile pensare che noi, che rischiamo il capitale proprio, possiamo aspettare venerdì sera, 1° giugno, perché questa probabilmente è la data in cui si saprà l'esito di questo secondo giudizio, per capire se si giocherà a Bari o Cittadella. Io non posso andare oltre, non definisco, però sicuramente è un provvedimento che ha danneggiato il Bari. Organizzare delle riunioni di consiglio nelle quali si parla del Bari e non invitare il presidente del Bari,
evitare il Cittadella è vergognoso e l'ho detto pubblicamente. Mi fermo qui, ma voglio evidenziare che questa società ha sempre pagato le tasse. Progetto, io dai. Eccoci insieme con João Silva. Abbiamo sentito poco fa uno stralcio della conferenza stampa del presidente Johan Castro, ve ne faremo sentire un altro tra poco, però via libera le telefonate. Intanto un giornale scozzese parla di un'offerta di 1 milione di euro del Parma per il centrocampista del Bari Liam Henderson. Ieri il presidente Johan Castro è stato chiaro dicendo che come dire, tra le opzioni per tenere viva la società e far andare anche avanti a lungo, c'è quella anche di un patrimonio tecnico che oggi ha un valore. Chiaramente il pensiero va ad alcuni giocatori che potrebbero consentire al Bari di fare plusvalenze, e tra questi sicuramente c'è anche Liam Henderson. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Niente, va bene, aspettiamo ancora qualche istante. Un amico ti chiede, Nicola, quali sono le tue sensazioni su questi playoff del Bari, quelli che il Bari sta per cominciare. La situazione è molto simile, perché anche voi cominciate, se non sbaglio finiste settimi, cominciaste col preliminare fuori casa e poi la seconda andata e ritorno. Sì. Bravo. No, le sensazioni sono buone, ottime, perché se in playoff una cosa è sicura, dipende solo da te, basta avere qual è l'atteggiamento giusto per affrontare le squadre. Io sono venuto qua a Bari anche per assistere, per vedere questa partita, e per sfiga non ho potuto vedere. Ecco, vedi cosa fanno i danni il calcio quando fanno queste cose. João Silva era venuto a Bari per vedere Bari Cittadella Bari, mi confermi, giusto? Bravo, venuto per questo. Avevo pure i crediti già. E gli hai chiamata sfiga, per sfiga non la posso vedere. Però, vabbè, no, io sono, al di là di tutto, penso... Sono ottime e sono fiducioso, perché il Bari è una signora squadra e che può fare molto bene, anche perché dipende solo da loro, quindi le mie sensazioni sono buone. Buone, positive, va bene, vorrei vedere la finale, dai. Magari. Non so. Tanto Marcello ti aspetta sempre a braccia aperte. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Ciao. Pronto, Enzo? Eccoci, ci siamo. Sono il professor Ettore. Ciao, ciao. Senti Enzo, volevo dirti una cosa. Sì. Non sarebbe stato opportuno che il presidente avesse detto tempo fa di queste difficoltà dei pagamenti, così il Bari acquistava un punto in più e questo problema non si poneva porre? Ma non dimenticare un particolare però, Ettore, che comunque il Bari ha pagato quei contributi. Sì, ma il dubbio è, li ha pagati in tempo o li ha pagati in ritardo? Diciamo, i contributi li ha pagati, cioè le casse non erano completamente vuote, non erano vuote. Enzo. Lo so, è da verificare, speriamo che l'appello dimostri qualcosa di diverso. Certo è che il primo grado dice che il Bari ha pagato in ritardo e lo dice in maniera molto chiara. Però la mancanza di comunicazione con i giornalisti, che tu hai sempre sottolineato, secondo me è un limite di questa società. Ecco, io questo vorrei sapere il tuo parere. Ma guarda, questa è una questione un po' diversa, perché il Bari ritiene di aver pagato, quindi non avrebbe potuto comunicare qualcosa di diverso a noi. Il Bari porta avanti la sua linea, abbiamo pagato, l'abbiamo fatto in tempo, tant'è che vanno a fare anche il ricorso. Quindi in questo caso non si tratta di comunicare, si tratta di fare o non fare, che è una cosa completamente diversa. Poi sulla questione del comunicare, altro discorso, questo Bari ha comunicato molto poco, e come dico spesso, quando si comunica molto poco il danno lo fai parzialmente a noi operatori del settore, però il danno vero è che la tifoseria non capisce esattamente come stanno le cose. Allora, seconda parte di Gian Caspro, sentiamo cosa ha detto il presidente del Bari. Dopo questi 2 anni e mezzo di gestione, Gian Caspro,
i conti sono abbastanza chiari e sono sotto controllo. Sicuramente c'è stata qualche tensione finanziaria. Per quanto riguarda i denari immessi in questa società, 16-18 milioni, copertura delle perdite pregresse, più ulteriori versamenti per finanziare l'attività. Questi sono stati immessi dal socio di maggioranza. Nessuno ha potuto contribuire in maniera diversa. Come ho degli asset aziendali, è un po' di tempo che sto vendendo e non comprando altri asset, se non credere in questo progetto e investire nel progetto Bari. Il mio piano di risanamento continua. Ho impostato delle attività strategiche di grande levatura a livello di partnership commerciali italiane ed estere. Questo grazie alla Bari, perché noi abbiamo tifosi sparsi in tutto il mondo. Io non continuo, non posso fermarmi. Io continuo, non posso fermarmi, dice il presidente Giancaspro. Ricordiamo che fra giovedì sera e venerdì mattina conosceremo l'esito dell'appello. Che stato di salute al calcio portoghese in questo momento? Tu hai preso tutti i soldi a posto, tranquillo, insomma, gli stipendi regolari? Sì. No, sì, con lì tutto sereno, tutto tranquillo. Abbiamo fatto una stagione dura, però abbiamo raggiunto l'obiettivo. Io personalmente sono molto soddisfatto, anche perché ho giocato... Sette gol, giusto? Sette gol, sì. E sono sempre quello... Molto lavoro al servizio della squadra. Cerco sempre di... Che lavora, Di aiutare. Sono soddisfatto perché il principale obiettivo lo abbiamo raggiunto e abbiamo fatto storia, perché nel centenario del club abbiamo rimasto in Serie A. Secondo anno di fila in Serie A, giusto? Sì, e a posto. A posto. Sei a posto con la luce, puoi goderti le vacanze. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto, Enzo? Eccoci, ciao. Ciao, buonasera, saluto il garito ospite Gio Silva. Senti, vorrei mettere in rilievo una situazione che non so se i luminari del calcio ci abbiano pensato. Cioè, hanno programmato la finale dei playoff il 16 di giugno, che potrebbe anche essere, per assurdo, Bari-Perugia. Ma non andare troppo lontano, guarda che anche... No, attenzione, perché il 16 lo sta... C'è Vasco Rossi, sappiamo perfettamente. In quel caso cosa c'è programma? Il concerto di Vasco Rossi, ma ti dirò di più, ti faccio una domanda. L'andata è il 13 giugno, va bene? Eh sì, ma anche laddove, anche per la gara d'andata, secondo te, il palco di Vasco Rossi si monta in un giorno o ci vorranno 3-4 giorni per montarlo? Cioè, io ho la sensazione che comunque vada, nel senso che se il Bari va in finale... E a rischio anche, la mia sensazione, poi facendo due calcoli, potrebbe essere a rischio anche la gara d'andata, cioè probabilmente dovremmo andare a giocare altrove. Ma possibile che non si sono interfacciati con qualcuno della città di Bari, anche, non lo so, con il comune, per sentire come stavano le cose? Ragazzi, la situazione è in alto mare, tutto un paradosso, grazie per averci ricordato quest'altro aspetto. Prendiamo un'ultima telefonata, se possibile, per Joao Silva. Sei rimasto in contatto con i tuoi ex compagni di squadra? Qualcuno lo senti? Sì, con le reti sociali facilita un po' le cose, sì. Un po' sì, con Cepitelli, con Beltrami. Capitano del Cagliari in questo momento. Vabbè. Senti, onestamente, tanto nessuno si offende, ma chi era il giocatore più forte? C'era un giocatore che ti colpiva per carattere, uno molto forte, che ti piaceva per come... gioca, un tuo gusto personale, il giocatore più forte di Bari chi era secondo te? Eravate un grande gruppo, ma il singolo? A Bari magari non c'era nessuno che... Una stella in assoluto. Bravo, penso che era più il congiunto, capito? C'era uno magari
Galan che ha fatto qualche gol. Galan, sì. In più, cioè, la difesa, c'è Pipolenta che aveva quella grande forza, cattiveria. Pipolenta, Sì, però uno così che Chadone pure in mezzo, che sì. No, c'è tutti, Fossati, tanti qualità che tutti insieme. Era una buona squadra, bravo. Senza un leader assoluto. Penso che sì, insomma. Bravo. E tutti riuscivano a dare il massimo, a dare dai. Il massimo. Voi avete battuto l'Empoli di Sarri 3-0, è una grande impresa quella. Bravo, eh? Bravo. C'è una telefonata, l'ultima, pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Ciao. Pronto? Sì. Mi sente? Ti sentiamo, dai, velocemente, sì. Un saluto a Joan Silva. Comunque, noi vinciamo tutte e tre le partite. Ma sì. Nei playoff. Va bene, e non va bene. Se ne frega niente di Vasco Rossi e dei compagni. Noi pensiamo solamente al nostro Bari. Grazie per il tuo intervento. Prima di chiudere, prima di salutare Joan Silva, delle immagini, perché la Pink Bari ce l'ha fatta restare in Serie A. La Pink, guardate la festa delle ragazze della Pink che hanno battuto nello spareggio la San Bonifacese, qualcosa del genere. Sì, vabbè, dai, non ci interessa, l'importante è che abbiamo Bari in Serie A, ed ecco la festa nello spogliatoio bianco-rosso dopo questo spareggio vinto per 3-1 ieri a Porto Sant'Elpidio. Grazie, abbiamo chiuso? Sì, continuate a guardare queste immagini. Ecco il balletti della ragazza del Pink. Joao, ti do proprio 30 secondi, saluta i tifosi del Bari. No, un grande saluto, un grande abbraccio a tutti i tifosi del Bari, che mi hanno rimasto anche loro nel mio cuore, verità. E niente, Bari mi ha dato tanto, ringrazio tanto per questo e ci siamo. Vi auguro un grande bocca al lupo per il playoff, che lo so che è una cosa molto importante per tutti i baresi, per la città. Speriamo tutti che il Bari va in Serie A, no? Perché ha una grande squadra, ha un gran tifosi e merita, veramente merita stare lì in Serie A. Parole sagge quello di Joan Silva, ovviamente un in bocca al lupo anche per il futuro della tua carriera calcistica. Grazie per quello che hai saputo dare ai tifosi del Bari. Grazie. Noi ci troviamo domani col biancherosso di Bisport. Ciao.